Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saintro 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata finalmente abbiamo reclutato un po' di gente e i Saints piano piano risorgeranno dalle loro ceneri. Il punto è che c'è questa missione della Altor che io non mi ricordavo fosse qui. A meno che non sia una missione DLC, io non mi ricordo che missione è questa. Vediamo. Un weekend da Tera. Hey, thanks for meeting me. I appreciate it. You kidding me? I'm not passing out a chance to work at Altor. What you got for me? I know about some things Altor wants to keep buried. Honey, I got shit to do. I don't have time for poetics. Hey, who's being poetic? I'm talking about bodies. Uh-huh. Well, why didn't you say so? Sembra veramente una roba fatta da una mod, però, questo contenuto extra. Corpi recuperati 6. Recupera la prima serie di corpi. Ok, per fortuna non è una missione a tempo, dai, almeno quello. Hey, did you find the first body yet? Ma se ancora devo iniziare. What's the rush? Well, I'd like you to find the damn things before the Masako team comes after me. How do you know about these bodies? Doesn't matter. Nah. Seeing as I'm about to get shot trying to get them, hell yeah. I used to work for Altor. How? I didn't think Dane had girls like you on retainer. I worked at the pyramid as a microbiologist, you judgmental prick. I bet. A what? Read a book. Beh, se ottengo qualche potenziamento utile, tanto meglio, no? Certo è che in teoria forse a livello di storia avrei dovuto magari farla dopo, però piano piano vediamo un po' come procede questa missione. Vediamo che cosa riguarda almeno. Stiamo parlando della Altor qui. Ecco fatto. Senza neanche vederli. Vabbè, ma ci sta questo. Due corpi. Ma sono zombie? Terra. Calling to apologize. What the hell did you do to these people? I guess you found the first one, huh? Sì, ho trovato, sì. Altor's been experimenting with nanites. The hope was to find a way to increase a miner's lung capacity. When I saw what they were doing to volunteers. I understand. Sì, capisco anch'io. When you get them all, drop the bodies off at Channel 6. Once the media runs this story, Altor is finished. Ah, io ne dubito invece. Dubito che un paio di corpi fermerà la Altor. Però lasciamoglielo credere almeno. Madonna mia, sta pistola è devastante. Sta pistola è veramente devastante. E i senza tetto se ne fregano altamente della mia presenza. Ecco fa, oh calmo. Ecco fatto. Avete qualcosa di interessante per me sui cadaveri? Tipo quello là mi sembrava avesse un cecchino. No, aveva... Vediamo. Sì, sembra interessante. Molto meglio questo. Molto molto meglio questo. Recupera la seconda serie di cadaveri. Dammi un attimo. Ecco fatto, mettiamoli sul camioncino. Torna al camion. E la madonna, quanti cadaveri che abbiamo. Dobbiamo fare attenzione a non farci saltare in aria il furgone. Recupera il quinto corpo. E il sesto dov'è, scusami? Spero che non li perdiamo, però. Aspetta che metto la pistola. Devo riuscire a bucargli le gomme. Oh, calmo, calmo, calmo. Che qui sguscia tutto. Maledetti. Oh, no.
E dai. Metti sta pistola che almeno con quella ho le munizioni infinite. Qui so dove siamo. Qui è la stazione di polizia dove abbiamo rubato la roba. Madonna, quanti ricordi. Qui abbiamo rubato la roba dalla polizia. Col furgone gigante. Madonna mia, si scivola tutto con sta pioggia. Porca troia. Ma stai buono. Raggiungilo. Aspetta, aspetta che c'ho la polizia addosso. Mamma mia. Sta pioggia de merda però, Ma vai via. Stupidi poliziotti. Porca troia. Smetti di sfuggirmi, maledetto. Non riesco a prenderlo, è troppo lontano. Ma porca troia, anche le macchine in mezzo ci volevano. Ma vai via. Porca miseria. Effettivamente, forse usare il mitra non era una cattiva idea invece che la pistola. Oh, e finalmente ci siamo fermati, Oh, il furgone! Il mio furgone, fermo! Porca troia, la velocità di crociera! Mi dimentico che devo disattivarla, perché sennò le macchine prendono e vanno. Ecco fatto. Me l'ero dimenticato che se non lo fermi la macchina prende e va da sola. Eccoci qua. Oh, mamma mia, tutti i corpi presi. No, non è vero, manca l'ultimo corpo. Vabbè, facciamo così in realtà. Facciamo che in realtà, visto che comunque la Ultor ha un grosso peso anche a livello di storia, visto che si è praticamente appropriata del Roe, ha sostanzialmente preso un po' il controllo di tutto quello che c'è da queste parti, facciamo che di storia, dal mio punto di vista, oltre alle gang ci stiamo occupando già anche della Ultor per scoprire un po' delle loro macchinazioni e per iniziare a ricevere qualche informazione extra su di loro. Ci può stare. Altre guardie Ultor, ovviamente. Nascondiamo il furgone prima che me lo fanno saltare in aria. Ecco fatto. La soddisfazione di avere già munizioni infinite però è qualcosa di interessante. Chi è che mi sta sparando da dietro? Ma vai via. Maledetti. Ma mi stava sparando da dietro questo qua, ma ti pare? Ecco fatto, liberiamoci già un po' di stronzi. Ecco fatto, bello tutto pulito. Aspetta che mi sistemo. Ecco qua. Niente superstiti, niente testimoni. Ecco fatto. Dammi un po' di munizioni per il fucile, che ne ho giusto giusto bisogno. Sta già arrivando un elicottero, benissimo. Non lo vedo. Ciao elicottero. Oh, calmo, calmo. Sono in acqua, vero? Che culo. Mamma mia, calma. Mancatissimi. Presi, ottimo. Meno male che ho i vostri fucili, allora.
Ecco fatto. Sì, 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 sei un bravo uomo, infatti non ti uccido. E recuperiamo anche il nostro ultimo cadavere. Eccoci qua. Meno male che non avevo la navigazione attivata, perché sennò finiva tutto nel fiume e dovevo rifarmi anche la missione. Ecco qua. Abbiamo un minuto e mezzo per... Oh cazzo, dove devo arrivare là in fondo? Ma tu sei impazzito. Con anche la polizia che mi sta addosso. Ottimo. Grazie della spinta. Oh, il furgone non ha ammaccato. Di più devo evitare la pulotta, che in realtà sono la Ultor. Ottimo. E devo arrivare lì in meno di un minuto e mezzo. Non male. Tutto molto molto giusto, mi sembra. Avrei bisogno di un po' di supporto, effettivamente. Forse portarmi qualcuno dietro non sarebbe stata male come idea. Non sarebbe stata una cattiva idea avere un companion. Almeno per sparare. Almeno per quel. Mi sa di aver perso un corpo. Cazzo, lo... Li perdo allora i corpi io. E io pensavo di no, E io pensavo che fossero solo Scenica e che il Ragdoll li facesse rimanere lì. Invece un corpo l'ho visto proprio volare via. Sta cosa qua di essermi spostato a destra e a sinistra è stata geniale. Ecco qua, aspetta, aspetta che sono arrivato. Oh, calmo. Oh, che culo. 5 corpi su 6. Eh beh, dai, è comunque un risultato. Did you have any problems? Nothing I couldn't handle. Good. So now what? We wait for Jane Valderrama to pick up the story. Giustamente. You think she's gonna run it? Channel 6 didn't exactly go crazy over the Zombie Lynn story. No, ma allora, allora esiste canon Zombie Lynn. Ding Dong Ditch. $50,000, ma tu sei impazzito! $50,000 per sta missione! Che troia! Quante missioni? $50,000! Sai cosa faccio con tutti sti soldi? Mi vado a comprare una casa. Ho deciso quale casa voglio. Il loft. Che non siamo neanche lontani, che culo. Porca miseria, ma quanti soldi per questa missione? Mi ci compro la casa praticamente. Eccoci arrivati. Abbiamo trovato il nostro loft da... Dovrebbe essere 50... $50,000. Perfetto. Questo loggio è tuo, puoi accedere al denaro accumulato. Armi, perfetto, ti ringrazio. Che casa di classe. Molto chic e molto moderna, se proprio devo dirlo. Ma ci vorrebbe giusto giusto una rimodernizzazione. Uno stile più ultramoderno. Perfetto, livello 4 di stile. Palo da lap dance o tavolo da biliardo? Tavolo da biliardo mi piace. Il letto, doppio pappone. La jacuzzi, ancora più chic. Ma guarda che bella ora questa casa. Con sto televisore, madonna mia, enorme. Ma con Nintendo 64 messo lì. Se avessi... Ah, dannazione. Avessi altri $4,000, potremmo comprarci anche un'altra casa già. Madonna mia, sti televisori sono enormi. Dopo aver comprato già una casa, direi che possiamo salutarci. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito. Se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!